Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In apertura parliamo ancora di incendi in Abruzzo e parliamo ancora più in particolare del sit-in che si è tenuto questa mattina in Piazza Sacro Cuore a Pescara. L'organizzazione è stata di WWF e Legambiente. Ebbene, le associazioni ambientaliste chiedono alle istituzioni e in particolare alla politica di intervenire in maniera incisiva affinché non accada da quello che invece sta avvenendo da alcune settimane a questa parte nella nostra regione in termini di roghi dolosi. Il servizio di Alfredo Primante. Salvare i boschi dai piromani è un affare di tutti, lo dicono a chiare lettere WWF e Legambiente che assieme ad altre forze sociali e politiche questa mattina hanno organizzato un sit-in in piazza Sacro Cuore a Pescara. Mentre sul Morrone si continua a combattere contro il fuoco, da Pescara si chiede alle istituzioni di intervenire in maniera decisa affinché quello che si è verificato in questa estate in Abruzzo, così come in altre regioni d'Italia, non si ripeta più. Chiediamo alla regione di dotarsi di una struttura antincendio seria, chiediamo di eliminare quelli che possono essere gli interessi economici legati alla ricostruzione tra virgolette naturale. Chiediamo che si faccia chiarezza, che si stabilisca un piano, che si restituisca ai parchi e alle aree protette la possibilità di fare prevenzione attraverso volontari come si era sempre fatto in passato. Oggi stiamo cercando di fare una prima analisi di quello che è accaduto. Ci sono delle criticità forti, evidenti. Anche la riforma Madia nel passaggio della forestale forse non è riuscita a tenere dentro quel know-how di conoscenze e di operatività che prima la forestale aveva nella gestione soprattutto dell'antincendio boschivo. Dobbiamo capire insieme come migliorare questa situazione. In quella che vuole continuare ad essere la regione verde d'Europa, gli incendi, peraltro nel cuore delle aree protette nazionali, assumono un significato che va anche oltre il danno naturalistico ed economico. La regione Abruzzo proprio ieri ha chiesto lo stato di emergenza. Difficile, dice il sottosegretario Mazzocca, quantificare i danni. Certamente però stiamo parlando di diversi milioni di euro. Nei prossimi giorni questi dettagli li faremo insieme alle forze dell'ordine, ai carabinieri forestali, ai vigili del fuoco, ma soprattutto sulla scorta di valutazioni che faremo come ufficio in stretta collaborazione con gli organismi gestori delle aree protette abruzzesi. A dare una mano a quanti stanno spegnendo l'incendio che da 14 giorni manda in fiamme il Morrone, è arrivata la pioggia. Purtroppo questi disastri talvolta vengono generati veramente dalle disattenzioni come dire, che ciascuno, che a volte delle persone diciamo, mettono nelle proprie attività. Quindi ben vengano questi sit-in, questi incontri proprio per favorire in primo luogo la prevenzione. Sarà bonificata entro il mese di novembre l'area dell'albergo di Rigopiano distrutto da una valanga che il 18 gennaio scorso si è staccata dal Monte Siella. La decisione è stata presa nel corso della riunione tecnica che si è svolta ieri pomeriggio nella sede di Pescara della Regione Abruzzo. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti di Prefettura, Comune di Farindola, la provincia di Pescara, Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, Consorzio di Bonifica Centro, ARAP e ARTA. Secondo le stime dei tecnici del Comune di Farindola, che ha provveduto a incaricare una ditta per i lavori di smaltimento delle macerie e del legnatico, l'area da bonificare è complessivamente di 8 ettari. Il comune, peraltro, essendo stato inserito nel cratere sismico, potrà ricorrere a procedure speciali per lo smaltimento delle macerie e accelerare così i tempi di bonifica. È stata una mia precisa indicazione quella di inserire il comune di Farindola nel cratere sismico, ha ricordato il presidente Luciano D'Alfonso, per sostenere la comunità farindolese dopo questa tragedia che rimarrà indelebile. In seconda battuta ha aggiunto: il mio obiettivo è dare a quei luoghi simbolo della montagna Vestino un futuro. Nelle procedure di bonifica saranno coinvolti anche i rappresentanti del Comitato delle Vittime di Rigopiano. Il presidente D'Alfonso si è impegnato infine anche a individuare nuovi fondi necessari a garantire il miglioramento degli assi viari della zona, riqualificazione del manto stradale delle provinciali Rigopiano Castelli e Rigopiano Farindola Montebello Penne.
E poi per la cronaca, un ciclista di 60 anni, Carino Strozzieri, è morto questa mattina verso le 6 lungo via Roma nella frazione di Villa Rosa di Martinsicuro dopo essere stato investito da una autovettura il cui conducente non si è fermato a soccorrere l'uomo e ha fatto perdere le sue tracce. I soccorsi del personale del 118 sono stati inutili perché i traumi riportati dall'uomo nell'impatto sono stati fatali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Alba Adriatica e quelli della locale stazione. Segreti scomodi, disfunzioni ed emergenze che riguardano la sanità pescarese sono stati denunciati nuovamente questa mattina dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari. Vediamo. I numeri dicono una cosa, la realtà dei fatti è tutta al contrario di quella che descrivono i numeri dell'assessore Paolucci. All'interno dell'ASL di Pescara abbiamo un'apparecchiatura TAC PET per fare la diagnostica oncologica che purtroppo ci costa ancora 5.000 euro al giorno e che in 10 anni abbiamo pagato qualcosa come 15 milioni di euro di canone di locazione a fronte di un costo per l'acquisto di appena 2 milioni di euro. Abbiamo fatto una grande battaglia con 3 interpellanze regionali, un esposto alla Corte dei Conti per chiedere la fornitura di questa apparecchiatura in proprietà alla ASL, dopo tanto ci siamo riusciti, un anno fa l'ASL fa questo bando. Problema è che non viene ancora installata l'apparecchiatura di proprietà e si continua a pagare ancora 5.000 euro al giorno, quindi noi chiediamo immediatamente che si vada a rescindere il contratto di locazione e che si provveda all'installazione dell'apparecchiatura. Per la terapia e la cura c'è un altro macchinario che si chiama acceleratore lineare, purtroppo nel reparto di radioterapia dell'ASL di Pescara permane ancora un acceleratore lineare obsoleto con una tecnica obsoleta che potrebbe anche compromettere gli organi a rischio del paziente. Anche lì abbiamo chiesto la sostituzione con un'apparecchiatura all'avanguardia, non viene ancora installata, è stata acquistata, ma la dirigenza dell'ALS pensa ancora di far rimanere questo apparato obsoleto che a nostro avviso andrebbe dismesso. Poi c'è il vero cancro dell'ALS di Pescara, che a nostro avviso sono i cosiddetti imboscati, personale sociosanitario e infermieristico che assunto per stare nei reparti a prestare assistenza ai cittadini, ce li ritroviamo imboscati negli uffici amministrativi a fare non si sa cosa. Noi pretendiamo che questo personale tornino nei reparti, soprattutto per i tanti infermieri onesti che ogni giorno si spaccano la schiena perché devono lavorare per loro e per i cosiddetti fuori posto. Queste sono cose che vanno risolte immediatamente per una sanità veramente efficiente e che funzioni. Forte lotta al degrado della città dopo gli ultimi incresciosi episodi a Pescara. Il neo assessore Gianni Teodoro oggi ha illustrato le linee guida del suo mandato esecutivo affiancato dal comandante della Polizia Municipale Maggitti. Pugno di ferro in un guanto di velluto. E questa è l'espressione che ha usato il neo assessore alla Polizia Municipale di Pescara Gianni Teodoro alla sua prima uscita ufficiale dopo il rimpasto che l'ha portato all'interno della Giunta Alessandrini. Teodoro ha descritto così le linee guida del suo lavoro in un settore strategico dell'amministrazione comunale di Pescara. Teodoro, affiancato dal sindaco e dal comandante della Municipale Maggitti, ha inteso rispondere così agli ultimi episodi di degrado verificatisi in città. La donna trovata morta sotto il tunnel della stazione centrale e il bagno con tanto di shampoo all'interno della nave di Cascella. Alessandrini e Teodoro, nel ribadire la necessità di collaborazione da parte dei cittadini, annunciano tolleranza zero contro chi non rispetta le regole. Certo, tolleranza zero perché noi raddoppieremo il numero degli agenti sulle aree, quelle già individuate, grazie anche alle segnalazioni ricevute in questo periodo. Questo per poter applicare appieno il decreto Minniti, che laddove dove vi è un reato o un illecito amministrativo, se lo stesso viene ripetuto nell'arco delle 48 ore e dalla stessa persona e viene chiaramente fermato nuovamente da parte degli agenti della Polizia Municipale, noi possiamo anche avviare il procedimento del cosiddetto foglio di via. A Pescara sono in arrivo rinforzi stagionali, dice il comandante della Polizia Municipale Maggitti. Si spera così di fronteggiare quella che sta assumendo i contorni di una emergenza degrado. E adesso abbiamo deciso con l'amministrazione, dato anche quelle che sono le situazioni di carattere legate alla parte finanziaria, di avere questo incremento di personale proprio per cercare di dare un maggior impulso a quelle che sono attività che adesso si vedono come straordinarie. Sicuramente il mese di dicembre occorre perché è una città
città come Pescara è sicuramente piena di eventi ed altri, ed in questi due mesi cercheremo invece proprio queste attività minime di presidio, minime o meglio basilari e preventive di presidio e di presenza sul territorio, di implementarle ulteriormente. Resta alta l'emergenza per l'abbassamento del livello idrico della diga di Penne, problemi che si possono ripercuotere sulla produzione agricola nella zona vestina. Dopo le abbondanti nevicate e la pioggia dello scorso inverno, nessuno si sarebbe aspettato un problema a livello idrico per quest'estate, e invece la mancanza di piogge nel periodo estivo sta portando non pochi problemi all'agricoltura, problema che riguarda anche l'area vestina. Infatti l'abbassamento del livello delle acque della diga di Penne apre un periodo di emergenza per le tante aziende della Valle del Tavo che non ricevono acqua per irrigare dal consorzio da almeno 10 giorni, mettendo in crisi la produzione di olivo, vite e comparto zootecnico. A rischio anche la produzione di mais, melanzane e pomodori, e potrebbero riscontrarsi problemi anche per la produzione di verdure invernali come cavoli, carciofi e porri. Si teme anche per la produzione del fagiolo tondino del Tavo, varietà autoctona dell'area vestina. Il livello della diga di Penne, che vediamo dalle immagini, ha toccato nei giorni scorsi il livello minimo di 240,53 metri, un abbassamento che ha costretto il Consorzio Centro a invitare le aziende ad un uso parsimonioso dell'acqua. Sul tema siccità è intervenuto anche col Diretti Abruzzo, che parla di una nuova cultura di prevenzione. Sarà necessario organizzarsi per raccogliere l'acqua nei periodi più piovosi attraverso interventi di manutenzione, recupero e riciclaggio, potenziando la rete degli invasi e creando bacini aziendali. È necessaria, continua col Diretti, una ristrutturazione generale e riorganizzazione regionale dei consorzi di bonifica che oggi non sono più adeguati alle esigenze delle imprese. Si avvicina l'inizio dell'anno scolastico e per alcuni bambini di famiglie pescaresi potrebbe essere precluso l'accesso alle mense perché indietro con i pagamenti delle rette. La lista Teodoro chiede che queste persone possano mettersi in regola a rate. Vediamo. Raccogliamo io e il collega Teodoro numerose lamentele da parte di questi cittadini che si sono visti arrivare quasi tutti insieme i bollettini per il pagamento della mensa dell'anno precedente, e ovviamente in una situazione di contingenza, stanno riaprendo le scuole, i libri, i quaderni e tutto il necessario, l'occorrente, si trovano in difficoltà per il pagamento di questa tariffa. Ovviamente noi chiediamo alla società, ovviamente al sindaco con cui abbiamo parlato, avremo un incontro lunedì mattina, io e il collega Teodoro e al dirigente, all'assessore competente, di intercedere nella ditta e cercare di fare dei piani di rientro in modo che possano pagare tranquillamente il dovuto per l'anno precedente e sbloccare la password che immette per ovviamente la questione relativa al mangiare per l'anno corrente. Non è possibile, sono bambini, non ci possono essere divergenze, non è che può all'interno di una classe due mangiano, cinque no e quant'altro. Il problema, sono sicuro che è un problema non difficile da risolvere, e sicuramente l'azienda che somministra i pasti ci verrà incontro rispetto a questa cosa. Qui non parliamo di non pagare, qui parliamo di una dilazione del pagamento che è differente, per cui non si chiede di fare dei buoni, siamo buoni, abboniamo tutto, no, le persone hanno la propria dignità, vogliono pagare ma non hanno questa disponibilità immediata, per cui una dilazione del pagamento la riteniamo una cosa corretta e giusta, e come ho detto prima siamo d'accordo con il sindaco. E queste cose vogliamo informare i cittadini, perché molti si sono lamentati, ma i cittadini devono sapere con le conferenze stampa che questa amministrazione sta lavorando, come vedete stiamo lavorando, ma questa volta stiamo lavorando tutti insieme veramente per il bene della città. Il duello a distanza che continua tra chi è favorevole alle vaccinazioni e chi è contrario approda in Abruzzo. Stamattina a Pineto l'ANPAS ha organizzato un incontro per fare chiarezza anche in vista della prossima riapertura delle scuole. Jacopo Forcella. La questione vaccini continua a far discutere posizioni contrapposte. Un pericolo per la salute oppure una risorsa da utilizzare, seppur con tutte le cautele del caso? Ed è per cercare di fare maggiore chiarezza che l'ANPAS ha deciso di organizzare un convegno nella sala polifunzionale di Pineto. Tutte le società scientifiche nazionali e internazionali concordano nel dire che le vaccinazioni sono utili, necessarie. Non basta però l'obbligatorietà che una legge dello Stato ha posto su 10 vaccinazioni obbligatorie. È necessario anche che ci sia
una grande e importante campagna di informazione, sensibilizzazione, coinvolgimento dei genitori, semplificazione dal punto di vista delle attività dei servizi. Peraltro adesso c'è anche, per quanto riguarda le scuole, questa nuova introduzione dell'autocertificazione che potrà bastare. Noi in Abruzzo stiamo facendo di più. Il Dipartimento della Salute con il Servizio Regionale della Prevenzione ha preparato un protocollo di intesa tra la sanità regionale, le ASL e l'ufficio scolastico regionale, proprio per semplificare e alleggerire l'impegno che i genitori e le famiglie devono fare per questa documentazione. Una volta che nei prossimi giorni avverrà questa firma, l'ufficio scolastico regionale darà a disposizione alle istituzioni scolastiche, ai servizi d'infanzia, di procedere a trasmettere l'elenco degli iscritti alle ASL, e le ASL provvederanno a trasmettere la documentazione di cui gli uffici scolastici avranno bisogno senza affaticare, appesantire e creare disagi ai nostri genitori. La questione sul tavolo però rimane viva e il professor Fabrizio Pregliasco, presidente nazionale ANPAS, ha cercato di dare delle risposte a chi ancora nutre forti dubbi sulle vaccinazioni obbligatorie. I toni attualmente creati anche dai media, come sempre, che radicalizzano le posizioni, a mio avviso appesantito quelli che sono i dubbi rispetto a una quota parte di popolazione, comunque minoritaria, rispetto alla sicurezza ed efficace utilità dei vaccini. Io credo che senza gli eccessi di alcune contestazioni, io stesso sui miei social ho subito delle ingiurie ingiustificate, ma con una discussione e quello che, come sempre si dice a livello della medicina generale, un'alleanza terapeutica per dimostrare che qualche evento avverso i vaccini ce l'hanno, ma assolutamente irrilevante rispetto ai vantaggi. Dunque, i vaccini sono un pericolo o una risorsa? La domanda l'ho voluta io nel titolo e io dico sono una risorsa da gestire, da monitorare, ma sicuramente con un vantaggio positivo. E ora ci spostiamo all'Aquila. È cominciata con la partita del cuore, la fase aquilana della Maratona Jazz per le terre del sisma. Il ricavato andrà in beneficenza per Amatrice. Sebbene non ci sia stata molta risposta da parte del pubblico, in campo c'era tanto entusiasmo per la partita di beneficenza tra gli amministratori pubblici e i jazzisti, la partita del cuore. Capitanata dal jazzista di fama Paolo Fresu, la partita del cuore ha lo scopo di raccogliere fondi per ricomprare gli strumenti musicali da donare ai musicisti di Amatrice, paese devastato dal terremoto del 24 agosto del 2016. L'idea di una squadra insieme agli altri, siamo qua per la solidarietà ovviamente, però dà l'idea di quella che è la squadra che questi giorni è in moto con centinaia e centinaia di musicisti, con direttori artistici di festival, fotografi, tutto il mondo del jazz che si mette insieme per fare un unico gol stavolta. Se lo aspettava un successo così enorme in 3 anni di questa manifestazione? Guardi, posso darle solamente una risposta. Quando pensai alla prima edizione, che era una cosa molto grande, la notte prima non riuscii a dormire perché mi sono detto: domani chi verrà all'Aquila a vedere 600 musicisti in 20 palchi che lavorano assieme in una città cantierata? Quindi avevo paura che letteralmente non ci fosse nessuno. Ci siamo alzati la mattina dopo, abbiamo visto centinaia e poi migliaia e poi decine di migliaia di persone arrivare. Questo per dire che non eravamo assolutamente preparati, non credevamo dunque che, pur volendo fare una cosa grande e importante qual era quella che l'Aquila meritava, non avevamo veramente idea di essere in grado di fare una cosa così grande, una cosa che sta crescendo nel tempo e che per noi è veramente importante quanto sappiamo esserla per gli aquilani. Il jazz italiano rappresenta l'ultimo grande evento estivo del capoluogo ed anche la fase finale delle manifestazioni della Perdonanza 723. Domani avrà la sua conclusione all'Aquila per tutta la giornata e quindi si alterneranno oltre 600 musicisti per chiudere davanti alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio con Mario Biondi, Gigi Telesfor e tutta un'altra serie di artisti. La cosa bella però è che è tutto destinato alla solidarietà, perché domani avremo anche l'opportunità di raccogliere ulteriormente fondi, soprattutto lì appunto sul Prato di Collemaggio, da devolvere insieme al ricavato dal
vendita delle magliette della Perdonanza Jazz per la costruzione della sala polifunzionale ad Amatrice, così come deciso insieme dai jazzisti, da personaggi del mondo del cinema, dal Comitato Perdonanza, dal Comune dell'Aquila e soprattutto dal Sindaco di Amatrice. Da questo pomeriggio prende il via a Pineto la sesta edizione del Memorial Mariani Pavone, torneo giovanile che ha visto nel recente passato protagonisti alcuni talenti calcistici approdati già in grandi squadre. Torna anche nel 2017 il Memorial Mariani Pavone a Pineto, il torneo giovanile che quest'anno si sposta a fine estate piuttosto che ad apertura della bella stagione e che ricorda due giovani ragazzi pinetesi scomparsi 21 e 22 anni fa. 8 le squadre impegnate, tra cui anche Pescara e Pineto, insieme a Roma, Fiorentina, Malmo, Hajduk Spalato, Ascoli e Cesena. 3 i campi impegnati, quello di Pineto intitolato appunto ai due giovani ragazzi, quello di Atria e il Fonte dell'Olmo di Roseto. Si parte oggi fino alla finalissima di mercoledì pomeriggio. Complimenti a tutti gli organizzatori, sappiamo che è un torneo che viene dedicato in ricordo e memoria di Pavone, di Mariani, ma soprattutto un torneo che mette insieme squadre, non solo italiane, e che arricchisce, diciamo, il nostro territorio di quei valori fondamentali importanti dello sport: regole, solidarietà, rispetto, altruismo. Noi ne siamo orgogliosi, sia per appunto questi aspetti riguardano i valori dello sport, ma siamo orgogliosi anche per, come dire, il ritorno di immagine, grazie anche queste iniziative importanti. Ne abbiamo visti parecchi, abbiamo visto, vado a memoria, da Orsolini al piccolo Chiesa, che quando l'abbiamo visto noi era molto giovane, diciamo che come costituzione si sarebbe dovuto ancora, sarebbe dovuto crescere ancora un pochino. Abbiamo visto Orsolini, come dicevo, Biancu, che era il regista del Cagliari l'anno scorso, che ha fatto l'esordio in Serie A, ma anche Dell'Icari, che in questi giorni è passato alla Juve. Diciamo che abbiamo avuto la fortuna di dargli battesimo, noi riteniamo di aver dato un piccolo contributo anche alla loro crescita. Noi cerchiamo di fare meglio che possiamo, ovviamente siamo agli inizi, le altre sono partite anche prima di noi, quindi però non ci facciamo né illusioni né partiamo comunque come la Cenerentola. Cerchiamo di fare soprattutto bella figura, questo è sicuro. Poi insomma, i risultati contano pochissimo, soprattutto nei tornei. Contano già poco in campionati giovanili, ancora meno ritengo nei tornei. I giovani sono il futuro, non lo diciamo noi, non lo scopriamo noi, ma è un dato di fatto. Per le società sono una grossa risorsa, logico che ci vuole tutta un'organizzazione e la gente non sa tutto quello che c'è dietro, magari la riuscita di un giovane calciatore. E adesso anche in Italia si sta riscoprendo un po', anche tutte le riforme lo confermano, si sta riscoprendo come formare i tecnici, cosa serve a questi giovani. Insomma, si cammina pari passo a questa evoluzione che c'è della società in generale, anche nel mondo giovanile si sta cercando un po' di alzare la proposta per portare dei ragazzi pronti al professionismo. E questi ultimi due servizi ci hanno introdotto di fatto alla pagina dello sport. Parliamo di Serie B e di Pescara. Problemi in attacco per il Delfino in vista della trasferta di domani sera a Perugia. Assenti gli infortunati Mancuso e Lattelatte, poi Capone che è impegnato con la Under 19. Del Sole è convocato ma rischia di non giocare per la mancanza di un documento dopo la cessione alla Juventus. La carta potrebbe arrivare dalla Lega nelle prossime ore, almeno è quello che spera Zeman, che altrimenti dovrebbe completare il tridente d'attacco con uno tra Cappelluzzo, Baez e Valsania. Certi Pettinari e Benali. Per il resto ha confermato l'11 che ha battuto il Foggia. Tra i convocati anche il recuperato Zampano, Fornasier e il neo arrivato Canutè. Fuori causa Bovo e Campagnaro, e nella conferenza pre-gara Zeman si è soffermato molto sul mercato appena chiuso. Vabbè, io il mercato me lo aspettavo diverso, poi però sono soddisfatto di quelli che ci sono. Qui per approfondire, no? In che senso diverso, se è possibile saperlo? E cercavamo altri giocatori. Sono arrivati, l'ho già detto l'altra settimana, sono arrivati altri giocatori, però per me anche questi hanno delle qualità di poterci aiutare. Beh, io ripeto, noi sono arrivati 27 giocatori nuovi,
prima che ci mettiamo insieme, prima che capiamo che cosa dobbiamo giocare, ci passerà un po' di tempo. Ma quello era anche in caso se si faceva mercato diverso, quindi non cambia niente. Una bella valutazione, io faccio valutazione su quello che c'era, nel senso che ci sono tante squadre che hanno giocatori che hanno già fatto qualche film, noi ne abbiamo pochi che si sono distinti finora nella carriera. Però io ripeto, per me sono giocatori di qualità, bisogna cercare di impostarli per riuscire a giocare insieme e per me ce la possiamo fare per cercare di competere. Vabbè, io penso che è residuo dell'anno scorso, nel senso che la squadra aspettava quando prende gol. Noi su 1-0 ci siamo preoccupati quando succede qualcosa, meno male che non è successo e quindi ci siamo ritirati. È questione di mentalità. E anche lì problemi, per me meritano tutti i 22 che ho convocato di giocare, poi sono le scelte. E Gans non gioca magari ora come non giocava Dybala alla Juventus, prima o dopo, se l'Italia spazio. Non ce l'ho impressione, io penso che prime partite non dicono le verità, bisogna aspettare più tempo. Cioè in questo momento che fascia occupa il Pescara? Nessuna fascia, per me siamo tutti uguali per ora. E ora ascoltiamo anche le parole del tecnico del Perugia Giunti, un Perugia che sarà privo domani degli attaccanti Cerri e Frick, mancheranno anche Coccolo e Berci e non ci sarà perché è squalificato il centrocampista Brighi. Allora ascoltiamo Giunti. Dobbiamo avere la forza però di dimostrare questa continuità nell'arco di almeno di 7-8 partite. E quindi niente, siamo ripartiti a testa bassa, abbiamo continuato a lavorare consapevoli che una partita non poteva fare la differenza in positivo come non lo avrebbe fatta in negativo se fosse andata male. Allora intanto abbiamo recuperato tutti gli indisponibili, quindi anche Lorenzo Del Prete fa parte dei convocati, quindi rimane fuori solo Matteo Brighi per la squalifica. E chiaramente poi gli ultimi due tesserati, Coccolo e Berci, che sono stati tesserati gli ultimi giorni, quindi per il resto sono tutti convocati. No, beh, Cerri e Frick no, lo davo per scontato. Chiaramente la partita di domani, quando si gioca contro le squadre di Zeman, sono partite che secondo me non si possono prevedere, sono imprevedibili, quindi credo che sarà una partita in cui si potrebbe divertire e spero che alla fine sia il Perugia a fare almeno un gol in più dell'avversario. Quindi mi aspetto questo, una partita che è aperta perché contro Zeman non può essere una partita tattica bloccata, quindi dovremmo avere la forza di fare una gran partita chiaramente a livello difensivo, negli uno contro uno sugli esterni, nel saper leggere le scelte dell'avversario quando ci attacca, poi chiaramente provare a fare quello che abbiamo fatto intravedere a Chiavari in fase offensiva. In Serie C il Teramo osserva già il turno di riposo, la squadra di Asta tornerà in campo a Vicenza la prossima settimana per la terza giornata. Domani invece inizia il campionato di Serie D, il girone F in particolare. Vediamo il primo turno, non ci sono derby, Avezzano Jesina, Campobasso San Giustese, Castelfidardo Nero Stellati, Francavilla Fabriano Cerreto, L'Aquila Monticelli, Matelica Pineto, Agnonese San Nicolò, Recanatese Vispesaro e San Marino Vastese, il servizio di presentazione. Sabato di vigilia per l'inizio del campionato di Serie D. A renderlo più intrigante ci sono due aspetti. Il primo, che il numero di squadre della nostra regione è salito a 7. Il secondo, che sono state inserite tutte nello stesso girone dopo la scissione dello scorso anno. Grande attesa su più fronti per un raggruppamento che allo stato fa fatica a individuare un potenziale padrone e attende le prime risposte del campo. L'Aquila per blasone e per il fatto che rappresenta il capoluogo d'Abruzzo è chiamata ad essere protagonista, ma
alle tensioni interne, il cambio di proprietà, il ritardo nell'allestimento della rosa e nella partenza per il ritiro complicano i piani. Sulla carta la squadra più attrezzata sembra essere l'Avezzano. Il patron Paris ha investito tanto e messo in organico giocatori in grado di fare la differenza, anche se il precampionato è stato caratterizzato da una serie di avvicendamenti sulla panchina e dalla prematura partenza di alcuni calciatori, comunque prontamente rimpiazzati. L'esordio di domani dirà se queste tensioni agostane sono state metabolizzate. Dopo l'anno da matricola contano di dare continuità e di consolidarsi Pineto e Vastese. La squadra del confermato Amaulo ha fatto un buon mercato, elevando il tasto tecnico della rosa, che può competere per un posto playoff o addirittura inserirsi per quella al vertice. Appena un gradino sotto sembra essere la Vastese, che è tornata nelle mani di Colavitto e si affida a due Vastesi doc come Stivaletta e Fiore per una stagione ricca di soddisfazioni. Stagione piena di incognite per il San Nicolò, che ha perso l'asse Epifani Micciola affidandosi a De Angelis DS e il debuttante Campanile in panchina. Un parziale ridimensionamento dell'organico e il fatto di giocare le gare casalinghe a Morro d'Oro mettono la stagione in salita e l'obiettivo è quello della salvezza. Quindi le neopromosse. Con la nuova ambiziosa proprietà targata Candeloro, il Francavilla sogna un campionato importante, anche se la stagione è iniziata in ritardo. Staff tecnico e dirigenziale sono di prim'ordine e se l'avvio di campionato sarà positivo, il Francavilla potrà competere per altri obiettivi, anche se la priorità resta la salvezza, che è l'obiettivo primario dei nerostellati. La compagine pratolana, sulla cui panchina è stato confermato Di Marzio, è al debutto assoluto nella categoria. Con l'arma dell'entusiasmo proverà a tenersi stretta la Serie D, conquistata a sorpresa pochi mesi fa. Curiosamente, la prima giornata sarà senza derby, ma nella stagione ce ne saranno tantissimi e aumenteranno sempre più l'attenzione verso un campionato che TV6 ancora una volta seguirà in prima fila, con aggiornamenti dei risultati in diretta stadio il pomeriggio e i servizi e le interviste dalle 19:30 con l'Abruzzo del pallone. E ora parliamo di due squadre che domani inizieranno il campionato. Partiamo dal Francavilla con le parole alla vigilia del neotecnico iervese. Francavilla che è privo di alcuni importanti elementi, ma non manca l'ottimismo. Siamo ancora qui. Ma guarda, io sono in questo momento sono molto contento perché è un gruppo eccezionale che si allena sempre al massimo, mi hanno dato la loro disponibilità e quindi abbiamo fatto queste due partite di Coppa Italia, anche se come si dice non è il calcio che conta in questo momento, però devo dire che mi hanno dato dei segnali molto positivi. Sicuramente manca ancora un po' di lavoro perché siamo partiti in ritardo. Abbiamo qualche problemino ancora fisico di alcuni elementi importanti, ma chiunque giocherà sono convinto che alla prima di campionato darà il massimo. Gigi Iervese, già calciatore del Francavilla, ora allenatore, anche la prima esperienza tra i grandi per Iervese, che momento è per anche la tua carriera? Ma devo dire che era quello che desideravo, dopo 6 anni di settore giovanile bellissimi nel Pescara, colgo l'occasione per ringraziare il Presidente e tutta la società perché mi ha dato la possibilità di crescere e di confrontarmi anche con tecnici bravi. Per me sono stati anni importanti e formativi. Era quello che desideravo, iniziare a allenare grandi, era un desiderio mio. Il presidente, la società mi ha dato questa opportunità. Speriamo di non deluderle e di ripagare la fiducia del presidente e della società. Inizio ostico per il Pineto, che punta a consolidarsi in questo campionato dopo una buona campagna acquisti. Domani la gara a Matelica. Ascoltiamo cosa ha detto ai nostri microfoni il DG Gianmarino. Roberto Gianmarino, il tempo del precampionato è finito, domani si parte, l'esordio a Matelica, diciamo non l'esordio più morbido che ci si poteva aspettare, però il Pineto quest'anno può dire grandi cose in questo campionato. Ma noi affrontiamo tutte le partite, sono importanti, le affrontiamo tutte con lo spirito giusto. È vero quello che dici tu, Pineto ha avuto un calendario in salita, però andremo con la serenità di giocarci le nostre chance con tutte le squadre che incontreremo, poi vediamo. La Coppa Italia diciamo che è stato un po' un antipasto, una prova generale probabilmente quella con l'Aquila nel campionato che sarà. Che tipo di campionato si aspetta Roberto Gianmarino? Ma innanzitutto mi aspetto massima abnegazione dai ragazzi e coesione, perché abbiamo cercato di creare un gruppo coeso e già questo ci fa ben sperare.
Poi i campionati sono così, io mi aspetto un buon campionato al Pineto, spero di raggiungere in fretta la salvezza e poi vedere se possiamo darci delle soddisfazioni. Chiaramente è un organico per noi costruito con i giocatori che voleva il mister e quindi abbiamo fatto un buon gruppo. Adesso non ne siamo molti, abbiamo tanti fuori quota, però la politica è quella. Cercheremo di onorare e di far piacere ai nostri dirigenti, al nostro presidente Silvio Brocco. E finisce qui anche la terza edizione del TG6, vi ricordo gli appuntamenti sportivi di TV6, domani inizieremo poco prima delle ore 15 con diretta stadio per gli aggiornamenti dai campi di Serie D e poi in serata alle 19.30 l'Abruzzo del pallone con le immagini salienti delle gare del pomeriggio e poi anche per seguire in diretta la cronaca di Perugia-Pescara, gara valevole per il secondo turno del campionato di Serie B. Il nostro notiziario, il TG6, invece torna lunedì alle ore 14. Grazie per l'attenzione, buonanotte e buona domenica.